A tutti buonasera, benvenuti a Rete 8 Economiche. Come vedete, questa sera va in un'ora diversa e anche in una giornata diversa dal lunedì per motivi organizzativi del nostro palinsesto. Solo per questa settimana, appunto, va il mercoledì con l'anno nuovo. Ritorneremo sui vostri schermi il lunedì alle ore 21. Intanto vi presento gli ospiti di questa sera, però prima di presentarli vi dico il tema. Quali sono le priorità per la ripresa economica della nostra regione, secondo gli ospiti che vi presento? Dalla mia destra abbiamo Antonio Cardo, Buonasera. che è segretario generale della UIL di Chieti. Quindi abbiamo il professor Luciano D'Amico, che ripeto, non ha bisogno di Buonasera, buonasera. essere presentato, in quanto spesso nostro ospite, rettore, è stato rettore dell'Università di Teramo, è ordinario di economia, insomma. Poi abbiamo Enrico Perticone, che è presidente Buonasera. del comitato Piccola Industria, Confindustria, Chieti Pescara. Grazie, grazie a tutti e tre per essere intervenuti. Il tema, abbiamo detto, priorità per la ripresa economica nella nostra regione. Allora, io comincerei proprio dall'ordinario di economia, comincerei proprio dal professor D'Amico, chiedendogli, facendogli una domanda: cosa prevede? Facciamo in maniera diversa, creiamo un identikit del futuro presidente della regione, al di là di quello che lasciamo da parte i partiti, le persone, le notizie che già si conoscono. Vogliamo noi individuare come vorremmo che fosse il nuovo presidente della regione Abruzzo. Come è noto, si vota in febbraio, salvo cose diverse. Allora, professor D'Amico, lo può tracciare lei questo identikit? No, con piacere, io più che tracciare un identikit direi cosa dovrà fare il presidente della regione. Dovrà affrontare quella, per rimanere sul tema della trasmissione, che credo sia la priorità delle priorità, e cioè il lavoro. Un sondaggio di recente presentato proprio in questa TV, anzi commissionato, se non ricordo male, da questa TV, lo rivelava in modo molto chiaro: per la maggioranza degli abruzzesi il lavoro è al primo posto. Come si può risolvere l'emergenza lavoro? Io credo in un unico modo, evitando di inseguire dei falsi miti che vorrebbero, come ci sta proponendo per certi versi anche il governo nazionale, che vorrebbero attraverso un miglioramento del funzionamento dei centri per l'impiego creare nuova occupazione. Non è quella la strada, i centri dell'impiego possono funzionare anche meglio, il vero problema è l'offerta di lavoro e la creazione di nuovi posti di lavoro. Non mi risulta che nuovi posti di lavoro siano stati non coperti solo per un funzionamento non perfetto dei centri per l'impiego. E come si può stimolare la creazione di lavoro? Negli anni 50-60 probabilmente era più semplice, perché bastava costruire le infrastrutture materiali di base e creare un ambiente favorevole. Oggi è un po' più difficile, è sempre necessario agire sulla leva delle infrastrutture. Non sono solo le infrastrutture di base quelle che definiscono un ambiente favorevole alle imprese perché possano essere creati nuovi posti di lavoro, è necessario immaginare un impegno significativo per far sì che un'impresa che voglia stabilirsi in Abruzzo, sia essa manifatturiera, sia essa commerciale, di servizi, agricola, non importa, possa trovare un ambiente favorevole. È necessario che con questo ambiente favorevole riduca quel gap di costi che oggi sostiene ancora rispetto alle imprese che sono state e si sono ubicate nelle zone più economicamente sviluppate del paese. E quindi sicuramente le infrastrutture di base, strade, ferrovie, porti, interporti, il trasporto delle merci che avviene ancora troppo su gomma piuttosto che su ferro, il funzionamento pieno degli interporti, ma soprattutto poi le reti digitali, la formazione, il ruolo che le università, il sistema universitario regionale può giocare in un contesto del genere. Le imprese devono essere competitive, per essere competitive bisogna innovare.
bisogna innovare ad una velocità superiore a quella delle imprese concorrenti, ma per innovare non si può che fare riferimento a centri di ricerca. Ecco, io immagino che il nuovo presidente debba avere la capacità di attivare una rete di centri di trasferimento tecnologico. Le università in Abruzzo ce ne sono anche ottimamente posizionate sul fronte della ricerca, sono 4 università in una regione di 1.300.000 abitanti, possono direttamente con le loro ricerche o svolgendo una funzione direi quasi di hub per gli argomenti, per le materie, per le aree di ricerca su cui non sono direttamente presenti, possono convogliare i risultati di altri centri di ricerca. Manca questo anello, il trasferimento tecnologico. Chi riuscirà a realizzare un efficace sistema di trasferimento tecnologico darà un impulso straordinario all'economia, in tutti i settori in cui si articola l'economia, e questo potrà generare dei posti di lavoro. I posti di lavoro bisogna generarli in modo che possano durare nel tempo. Per durare nel tempo devono essere collegati a una creazione di valore. E la creazione di valore richiede necessariamente innovazione, innovazione, innovazione. Grazie al professor D'Amico. È inutile dire che è tutto molto condivisibile. Se poi viene questo da un economista, evidentemente c'è da riflettere seriamente. Io sentiamo a questo punto invece l'impresa, sentiamo il presidente del comitato della piccola industria di Chieti Pescara, di Confindustria Chieti Pescara. Ecco, lei come vede il futuro presidente? Io credo che il quadro che è stato appena delineato dal professor D'Amico sia particolarmente convincente, quindi il sistema industriale abruzzese, il sistema produttivo abruzzese, per quanto mi concerne il sistema produttivo della provincia Chieti Pescara, ma è evidente che il discorso va condotto a livello regionale ed anche a livello nazionale. Certo. Non può che chiedere che venga fatto sistema, che cioè il sistema produttivo, o meglio il territorio abruzzese, sia in grado di attrarre lavoro, attrarre investimenti e sia in grado di esprimere competitività. Per fare questo è necessario che tutto il sistema Abruzzo, quindi il sistema regione, a cominciare dagli organi politici, passando per le rappresentanze, passando per il sistema industriale, passando per ovviamente la formazione, quindi le università, e passando anche per il mondo delle professioni, riesca a muoversi come un unico soggetto, esprimendo quindi una relazione di competitività, ma esprimendo anche e soprattutto una relazione di aiuto reciproco. Sostanzialmente è necessario per le imprese avere fiducia sul territorio ed è quindi necessario che vengano sostenute una serie di azioni per l'impresa, che si creda nell'attività di impresa, anche perché questa è una regione che esprime un sistema imprenditoriale molto vivace, ma anche molto, molto originale sotto alcuni punti di vista, dal momento che a fronte di poche o pochissime grandissime aziende che da solo rappresentano una parte significativa del prodotto interno lordo di questa regione e delle esportazioni di questa regione, dopo c'è una costellazione molto variegata ma anche molto interessante di piccole e piccolissime addirittura microimprese. Ed è necessario che affinché queste imprese riescano ad esprimere margini di competitività tanto sul territorio nazionale quanto e soprattutto sul territorio internazionale, quindi sui mercati internazionali, si riesca a fare rete, si riesca a fare sistema, ed è questo quindi che naturalmente il sistema delle imprese in generale chiede all'amministrazione, chiede al soggetto politico, quello cioè di supportare questa logica di rete, di modo che le piccole e le piccolissime aziende non si sentano sole nell'affrontare il mercato nazionale, ma soprattutto il mercato internazionale, perché peraltro dopo, tanto per quanto riguarda l'economia nazionale, quanto per quanto riguarda l'economia della nostra regione, i mercati internazionali, soprattutto nel settore manifatturiero, fanno la differenza sulla nostra competitività. Bene, poi ci torniamo. Abbiamo sentito l'università, anche se anche Bertigone è anche università, perché anche lui è docente all'università, quindi abbiamo sentito l'università e l'università più la piccola industria. Ma vediamo invece dall'altra parte, il sindacato, come lo vede il presidente della regione, il futuro presidente della regione? Dunque, secondo il nostro parere, noi abbiamo effettivamente bisogno di una presidenza, ecco, che complessivamente sia in condizione. Io dico che non ci sono gli strumenti per rilanciare l'economia abruzzese,
che oggi paga un prezzo salatissimo a fronte di una crisi che appunto riguarda il suo territorio e che ci lascia intravedere dei fenomeni recessivi imminenti. Dovuti a che cosa praticamente? Sia alla crisi che contestualmente nella quale navighiamo, sia una scarsità, i dati che riferiva il professore sono riferiti anche ad un'economia regionale che paga pesantemente il costo di una, diciamo, di una crisi dove materialmente si evidenzia una capacità di spesa per, non adatta insomma, a dare queste risposte, per cui i dati ultimi di una recessione in atto, di una perdita di occupazione macroscopica, insomma, non nell'ultimo trimestre, che ha raggiunto delle cifre abnormi, insomma, un crollo verticale, 26.000 posti di lavoro, sono il significato di un processo, diciamo, di destrutturazione del mondo del lavoro e di una diciamo, perdita, ecco, del potere d'acquisto dei lavoratori derivante da un fenomeno che è noto, insomma, no? di impoverimento, di destrutturazione, quindi di non posti di lavoro adeguati, insomma, certo, a dare risposte. Quindi materialmente questo è uno dei fenomeni, non capacità di spesa e poi non visione complessiva. Quindi il presidente futuro, la futura giunta regionale, dovrebbe essere in grado di utilizzare degli strumenti che ci sono in effetti. Io penso al master plan, per esempio, dove ci sono a disposizione di questo strumento che è stato attivato, individuato, eccetera, c'è 1,5 miliardi di capacità di spesa, all'interno del quale sono stati individuati degli interventi che riguardano lo sviluppo industriale, che riguardano le infrastrutture, che riguardano l'ambiente, eccetera. Quindi solo se la macchina regionale, che è una delle grandi disgrazie che abbiamo, derivante dalla incapacità proprio di spendere queste risorse, si mettesse in funzione, quindi questa necessità di adeguamento, di capacità di spesa, noi avremmo effettivamente un volano di ripresa notevole. Quindi noi individuiamo queste cose qua e all'interno del master plan ci sono degli interventi mirati che, ripeto, se sviluppati, penso alla Val di Sangro, insomma, a Fondo Valle Sangro, per esempio, uno degli interventi che pare hanno messo le prime pietre, ma insomma sono in grado di avvenire, ma tutti gli interventi infrastrutturali riescono a muovere centinaia di milioni, insomma, soltanto al livello di manutenzione di queste cose qua. Quindi materialmente questa è una branca e non vorremmo ripetere le esperienze che nel passato praticamente la palla al piede di questa regione, che ha avuto dei periodi splendidi con strumenti che non sono mai stati utilizzati. Questa è una grave carenza, insomma, la incapacità di spendere le risorse che comunque ci sono e che materialmente poi vengono rimandate al mittente, cioè a questa Europa che viene materialmente più volte citata come, diciamo, disgrazia, come, diciamo, motivo della nostra crisi interna, ma così non è, insomma. Questo materialmente, quindi, dovremmo rilanciare questa capacità di spesa regionale, quindi un presidente che effettivamente riesca ad agire in questo contesto e che dia nuovo impulso a questa. Noi siamo in un territorio, le faccio un esempio, questa è la Vallata del Pescara, da dove trasmettiamo, in cui questa incapacità di rinnovarsi, di spendere, ha causato un abbandono totale. Questa era la vallata della rinascita, definita negli anni 70-80, quando lavoravo io. Certo. C'è stato un crollo dell'occupazione, una dismissione totale di aziende che hanno fatto la storia non solo dell'industria locale, ma dell'industria abruzzese. Penso alla IAC, penso alla Burgo, penso a tutte queste realtà, oggi che non sono più su questo territorio. Ecco, è mancata la capacità di riconvertire il territorio in attività ecocompatibili, magari tecnologicamente all'avanguardia, eccetera, che garantissero, ecco, questa è una visione politica dello sviluppo. Quello che manca è la visione. Grazie, ringrazio il segretario generale della UIL di Chieti, che, diciamo, ha messo sul terreno tutti gli argomenti centrali per parlare di ripresa dell'economia. Io però tornerei ancora
e poi ci torniamo, poi cercheremo di parlare anche del master plan, della capacità di spesa, eccetera. Ecco, ritornerei all'università, in quanto io ho sempre detto nelle trasmissioni in cui era presente un rappresentante dell'università che l'università è stata sempre un po' lontana dal territorio in passato, non è stata, non ha fatto, non c'è stata filiera, non vi è stato, ecco, adesso sembra che le cose stiano cambiando, cioè che l'università si sia un po', entrata nel territorio, e quindi la domanda è facile e difficile, università e territorio, professor De Vito. Ma rispondo volentieri su questa domanda, anche se vorrei rubare un solo minuto per riprendere un riferimento molto bello fatto dal segretario generale, che si riferiva al master plan e alla possibilità di sviluppo. Al di là del grande valore come pianificazione strategica dello strumento, e davvero di questo dobbiamo ringraziare la giunta uscente, il presidente uscente, per aver per la prima volta forse introdotto in Abruzzo una strategia complessiva di sviluppo. Il segretario generale ricordava che sono 1,5 miliardi di euro. Ora, nelle regioni del Mezzogiorno, centro-sud, la spesa pubblica, gli investimenti, hanno un moltiplicatore, mi fa piacere dirlo ai telespettatori, che è pari a circa 1,85. Significa che un euro investito, come quelli, come 1,5 miliardi del Masterplan, generano mediamente 1,85 euro di aumento del prodotto interno lordo, della ricchezza creata in regione. 1,5 miliardi, se, come sosteneva ottimamente il segretario generale, venisse speso in tempi brevi, genererebbe un aumento, ragioniamo per difetto, di almeno 2,5 miliardi di prodotto interno lordo della regione. Poiché la regione ha un prodotto interno lordo di 32 miliardi, aggiungerne 2,5 su base annua significherebbe avere un tasso di sviluppo del 7% del prodotto interno lordo, un tasso di sviluppo cinese. E un tasso di sviluppo del 7% su una popolazione di lavoratori regionali che sfiora complessivamente 500.000 unità significherebbe generare fra i 30 e i 40.000 nuovi posti di lavoro. Fa benissimo il segretario generale a porre l'accento su questo tema. Le risorse ci sono, è necessario potenziare la capacità di spesa dando seguito ad una pianificazione strategica meravigliosa, sono le infrastrutture di cui abbiamo bisogno, e soprattutto facendolo in tempi brevi, perché questo crea valore e può creare nuova occupazione in modo significativo. E mi collego subito, perché nel master plan sono previsti anche interventi a favore del sistema universitario. In particolare, faccio riferimento a quello che conosco di più, è stato finanziato il polo AgriBioServe, istituto zooprofilattico e polo agrobioveterinario dell'Università di Teramo, proprio con questa filosofia: avvicinare i centri di ricerca o comunque i centri in qualche modo di eccellenza, non voglio dire dell'Università di Teramo perché farei un'affermazione di parte, ma sicuramente dell'Istituto Zooprofilattico, avvicinarli al tessuto produttivo. Ad esempio, in quel finanziamento, oltre alla realizzazione di nuovi laboratori per lo zooprofilattico, è prevista la realizzazione di 4 linee pilota, gli impianti pilota, nel polo agrobioveterinario dell'Università di Teramo. Cosa sono gli impianti pilota? Sono la linea latte, la linea cereali, la linea carne e così via. Sono degli impianti in cui è possibile sperimentare nuove tecnologie di produzione dei prodotti dell'agroalimentare. L'agroalimentare genera un surplus in termini di esportazioni da parte della nostra regione assai significativo. È costituito, come diceva il Presidente poco fa, è costituito da un numero significativo di piccole imprese che si mostrano vivaci. Una piccola impresa, un piccolo caseificio, una piccola cantina vinicola piuttosto che un laboratorio di lavorazione carni non potrebbe mai sostenere da sola il costo di realizzazione di un impianto pilota. Il master plan serve a questo: realizzandoli nell'università, l'università metterà a disposizione questi impianti pilota per effettuare quel trasferimento tecnologico. Le capacità le abbiamo, continuo a fare degli esempi che sono a me più vicini, ma che ovviamente rappresentano solo la minima parte di quello che può fare l'intero sistema universitario abruzzese.
È possibile che l'Università di Teramo sia consulente del Ministero dell'Agricoltura norvegese per la produzione del baccalà e non riesca a trasmettere le stesse competenze alle aziende abruzzesi? Io direi di no, dobbiamo rimuovere questo ostacolo. In parte ci siamo riusciti, ad esempio, sempre per rimanere in tema di baccalà, insieme ad un'azienda leader del settore, con l'Università di Teramo, è stato brevettato un nuovo sistema di conservazione che rappresenta una svolta epocale perché porta la vita utile del baccalà pronto per l'uso da 3 giorni a 30 giorni. Questo significa fare innovazione, non dobbiamo inventarci necessariamente il computer di ultima generazione, ma dobbiamo inventare dei processi di produzione che possano consentire a questa impresa di vendere e di esportare, ad esempio, un baccalà pronto per l'uso con una vita utile di 30 giorni. Questo significa recuperare competitività e creare posti di lavoro. Grazie, grazie professor D'Amico. Chiedo al professor Perticone, come piccola industria, voi vi siete mossi in questa direzione, nella stessa direzione, in ciò che ha detto sia il sindacato sia il professor Luciano D'Amico? Sì, io riparto da quanto diceva il professor D'Amico poco fa, anche a proposito di relazioni tra mondo delle imprese e mondo delle università, che è una delle attività che ha impegnato di più il Comitato Piccola Industria Chieti Pescara negli ultimi 12 mesi. Prima lei diceva giustamente che le università si stanno aprendo al territorio, è anche un mito da sfatare dal momento che è lo stesso territorio che deve aprirsi al mondo universitario, e questo ragionamento inverso invece è molto più difficile da far percepire. Proprio nel solco di questo ragionamento, quindi nell'ultimo anno il Comitato Piccola Industria, insieme in questo caso alla Facoltà di Economia di Pescara, quindi dell'Università d'Annunzio, ha lanciato un progetto che ha riscosso sino a questo momento un discreto successo e che è stato chiamato anche con una denominazione che può apparire in prima battuta anche enfatica, ma che non lo è dopo di fatto, Piccole Perle d'Abruzzo, che tende a portare all'interno delle università, quindi all'interno della Facoltà di Economia, ma nelle classi dove i ragazzi quindi frequentano le lezioni di economia e delle discipline aziendali, le esperienze dirette delle piccole e piccolissime aziende, attraverso la possibilità che quindi i piccoli imprenditori, e quando dico piccoli alludo anche ai microimprenditori, quindi alle imprese che abbiano meno di 10 addetti, abbiano la possibilità quindi di raccontare in azienda qual è l'esperienza di una piccola impresa, quali sono le difficoltà che giornalmente deve affrontare una piccola impresa in termini di accesso al credito, in termini di accesso alle semplificazioni amministrative, in termini di accesso alle semplificazioni digitali e soprattutto in termini di accesso ai mercati. L'esempio significativo del baccalà che faceva prima il professor D'Amico è un paradigma molto interessante. Si tratta di un'azienda che ha effettivamente innovato nel solco della tradizione un prodotto storico che dopo si compone di un unico ingrediente, ma lo ha reso tecnologicamente molto avanzato. Ora, una delle difficoltà a cui vanno incontro soprattutto le piccole e le piccolissime aziende abruzzesi, che pure primeggiano nel settore agroalimentare, quindi mi riferisco in questo momento proprio a questo settore industriale, non solo la capacità di innovare, ma la capacità anche di aggredire i mercati, la capacità cioè di agire in rete. E forse il soggetto universitario, anche il soggetto pubblico in questo caso, può dare una mano al sistema delle piccole imprese che, qualora riuscisse a muoversi come un solo uomo, sostanzialmente come un unico soggetto, questo sicuramente potrebbe provocare un incremento della produttività, un incremento dell'efficienza delle aziende, ma soprattutto la capacità di entrare nei mercati, soprattutto da un punto di vista dei mercati internazionali. Spesso una delle grandi difficoltà delle piccole e piccolissime imprese abruzzesi, ancora una volta utilizzando come paradigma proprio quello del settore agroalimentare, è quello di non riuscire a soddisfare la domanda, nel senso che molto spesso la domanda internazionale, penso per esempio al mercato statunitense, che è un mercato maturo per noi, la gran parte del nostro export agroalimentare fuori dall'Unione Europea, ed è proprio la destinazione statunitense, è la dimensione di rottura che non riusciamo a superare, cioè molto spesso le imprese si arrendono inizialmente perché non riescono a soddisfare la quantità di domanda espressa. Ovviamente questo si supera attraverso una logica di rete, quindi si supera attraverso una logica che porti le imprese, pur nelle loro unicità, a ragionare collettivamente sui mercati internazionali. È uno, secondo me, dei driver di sviluppo di questa regione che esprime delle peculiarità produttive molto molto interessanti. Io la ringrazio, io prego la regia di farmi sapere sullo schermo quanti minuti ho già fatto e quanti ne devo fare, una cosa di servizio. Allora, mi rivolgo al sindacato. Sindacato che ha fatto prima una disamina direi molto interessante
direi che a questo punto sarebbe il caso di entrare un poco più nel dettaglio. Ecco, master plan. Lei ritiene che si spenderanno questi soldi del master plan? Cioè, il discorso è questo: visto e considerato che spesso non consumiamo nemmeno il denaro che ci viene assegnato, ma ritorna, cosa accadrà invece con il master plan? Ma noi ci auguriamo appunto che ci sia, diciamo, una inversione di tendenza e che porti la macchina burocratica, la macchina regionale ad avere questa capacità. È vergognoso, ecco, rimandare al mittente degli investimenti notevolissimi, insomma, che ci sono stati sempre forniti, ma le nostre capacità di spesa, mi pare, ho letto gli ultimi dati sulla massa, sui fondi utilizzati, che sono di quella entità per un verso, ma sono più che abbondanti per altri versi. La regione Abruzzo non è stata in grado di spendere o di impegnare, che siamo a livello di impegno, più del 20% di spesa, insomma. Noi vediamo altri stati della nostra collettività che si sono risollevati, penso alla Spagna, penso a tutta la serie di paesi dell'est, che con questi fondi evidentemente hanno causato una crescita esponenziale, diciamo, notevolissima. Quindi allora una delle emergenze è questa. Se il master plan ha al suo interno, come diceva il professore, delle risposte, delle programmazioni che su tutti i settori. Ecco, è un po' carente sotto il nostro aspetto, secondo il nostro giudizio, sotto il profilo degli investimenti nell'industria, che noi seguitiamo a ritenere il volano. Quello che manca appunto è una, parlo di una visione politica generale, è una visione proprio di sviluppo della regione Abruzzo che abbiamo sempre sottolineato. Oggi noi abbiamo la possibilità di recuperare, siamo con questa giunta, diciamo, alla fine del proprio cammino, quindi ci aspettano dei mesi, insomma, di vuoto. No, volevo finire su un altro concetto, siamo quasi in chiusura. Noi ci auguriamo che sia perlomeno, si è parlato molto di ZES, di zona economica speciale, che è uno degli elementi cardine sui quali vorremmo puntare. Noi ci auguriamo che perlomeno nel corso di questo pezzo di legislatura ancora in corso si sia in grado di approvare, di varare questo strumento che attraverso questa idea di corridoio intermodale Tirreno-Adriatico insieme all'economia è in grado di ricucire un territorio regionale. Perfetto, teniamo presenti, l'ho detto già in altre trasmissioni, che l'ultimo periodo è l'anatra zoppa, cioè si può fare, si possono fare determinate cose ma non proprio tutto per correttezza. Un minuto per il professor D'Amico per le conclusioni e un minuto per Ticone. Veniamo fuori da 5 anni di governo regionale che ha introdotto efficacissimamente il concetto di pianificazione strategica. Il master plan è rilevante per le risorse, ma anche per come sono state pianificate le risorse. L'investimento nei depuratori genererà PIL, genererà occupazione, ma soprattutto renderà pulite le acque e creerà finalmente le condizioni per uno sviluppo del turismo. Dobbiamo rilanciare questa visione strategica, fatto l'esempio dei depuratori, naturalmente gli esempi ne sanno tanti altri, dobbiamo mantenere questa visione strategica, rilanciarla, spendere le risorse del master plan e pensare già in prospettiva ad una seconda pianificazione per i prossimi 5 anni. Grazie, professor Pertigone. Sicuramente infrastruttura, innovazione tecnologica, semplificazioni logistiche, interporti, reti infrastrutturali. Sto riassumendo un po' di termini che sono stati evocati nel corso degli interventi precedenti. Direi anche, da un punto di vista strettamente industriale, ancor meglio da un punto di vista strettamente imprenditoriale, la necessità da parte della nostra regione, quindi mi rivolgo innanzitutto alle imprese, mi rivolgo agli iscritti di Confindustria, di uscire anche dalla logica talvolta delle meravigliose, splendide o dei meravigliosi e splendidi individualismi che ci sono nella nostra regione, quindi tante piccole e piccolissime aziende caratterizzate da tratti davvero geniali che tuttavia debbono essere messi in rete. Bene, siamo proprio in chiusura, io vi ringrazio il segretario
generale della UIL, ringrazio il professor D'Amico, ringrazio il professor Pertigone, ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Non mi resta che fare gli auguri, almeno per quanto riguarda la trasmissione Rete 8 Economy, di buon Natale e felice anno, perché poi lunedì corrispondono tutte con giornate festive o addirittura il giorno prima di Natale, cioè quindi la vigilia o il Capodanno, quindi noi ci rivedremo, se Dio vuole, il 7 di gennaio su questi schermi. Grazie per la vostra attenzione, felice sera a tutti, arrivederci. Buonasera.